Ringraziamo il Presidente del Sesto Municipio, Gianmarco Palmieri. Adesso facciamo intervenire uno dei pochi reduci del rastrellamento del 17 aprile 1944, Sisto 40, che come ogni anno ha voluto portare la sua testimonianza. Grazie. Non mettetevi paura di queste scrittoie, perché sono breve, anzi brevissimo. Me sono scritte queste quattro frasi perché gli anni incombono, la memoria vacilla, e quindi allora per non fare gaffe ho detto me lo scrivo e buonasera. Allora, innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti, dal Presidente Palmieri, dal Presidente Medici e tante altre autorità e amici che stanno qui nel parco. Allora, cittadini, amici e compagni, come ogni anno, sempre puntuali, ci troviamo tra noi a commemorare il giorno più triste della storia del Quadraro, cioè il 17 aprile 44, giorno in cui avvenne nel nostro quartiere il più grande rastrellamento di Roma di tutti i tempi, senza tema di smentita. E chi vuole smentirmi lo faccia pure, ma io, Sisto 40, sono sicuro di quello che dico. Ora passiamo a spiegare il perché del nostro rastrellamento fu il più grande avvenuto a Roma. Perché qui a Roma furono catturati 2070 ebrei, noi invece ne fummo catturati 1500, quindi voi potreste dire, ma allora perché è il più grande rastrellamento il vostro? No, invece rimane il più grande rastrellamento il nostro, perché il rastrellamento degli ebrei, cioè la cattura degli ebrei, è stata fatta dal 16 ottobre 1943 al 4 giugno del 44, quando sono arrivati gli alleati qui a Roma. Quindi 2070 sono stati catturati in circa 8 mesi. Noi invece qui al Quadraro, 1500 persone, siamo stati catturati in 6 ore. Alle 5 incominciò il rastrellamento. Alle 11 eravamo tutti già pronti, impacchettati dentro ai teatri di posta di Cinecittà. Quindi, pertanto, voi immaginate un po' che spiegamento di mezzi, di gente che hanno fatto qui i mascalzoni per acchiappare 1500 poveretti, che non c'entravamo niente. Quindi, pertanto, siatene certi che il nostro rastrellamento rimane il più grande di Roma di tutti i tempi, perché mai è avvenuto un fatto del genere qui a Roma. Sono passati 66 anni da quell'infausto 17 aprile 44 e sono almeno oltre i 40 che tramite queste manifestazioni che facciamo annualmente e con interventi presso i vari istituti scolastici di Roma e Lazio, eccetera, noi deportati abbiamo cercato di raccontare, di testimoniare tutto ciò che abbiamo subito nel periodo della nostra prigionia. Abbiamo cercato con ogni mezzo, almeno quei pochi che abbiamo cercato con ogni mezzo, ho detto che sbarello. Abbiamo cercato con ogni mezzo, almeno con quei pochi che abbiamo avuti a disposizione, a portare a conoscenza del grande pubblico i fatti del Quadraro, senza esserci riusciti. Al che, se da una parte dobbiamo essere dispiaciuti, dall'altra diciamo che noi siamo, è andata bene così, perché noi ex deportati a questo punto non dobbiamo dire grazie al supporto di nessuno, al supporto dei signori governanti, al supporto dei signori politici,
e a quello dei signori storici. Senza fare retorica e senza nessuna dietrologia, mi viene spontaneo pensare al Confalone della nostra città. Al Confalone della nostra città di Roma, ossia quella nostra città, è la nostra città. Ebbene, in questo Confalone, penzola un nastro con una medaglia d'oro, vanto della e gloria del Quadraro e dei suoi abitanti, ancora più vanto se si pensa che il nostro quartiere è l'unico quartiere di Roma ad essere insignito di tale onorificenza. Medaglia d'oro al valor civile, a memoria del grande rastrellamento avvenuto il 17 aprile 1944 per opera delle famigerate SS tedesche. Purtroppo per molta gente tutto questo non ha importanza, è una cosa insignificante. Ebbene, a questo punto, a noi è che siete portati ancora in vita, non ci rimane che dire sempre ovunque e viva il Quadraro. Buongiorno a tutti. Noi quest'anno proponiamo un gemellaggio particolare, di fatto con una nazione che è l'Argentina, che da qui dal Quadraro è lontanissima. Eppure la domanda che ci siamo fatti nel pensare quest'anno con chi gemellarci è stato: perché il 17 aprile le SS sono venute qui e hanno rastrellato i nostri uomini? Cosa avevano i nostri uomini di così particolare da dover subire la deportazione in Germania? I nostri uomini si sentivano liberi di pensare. L'Italia non era libera, l'Europa non era libera. Nessuno poteva pensare qualcosa di diverso da quello che i capi avevano deciso per loro. Eppure qui non si voleva sottostare a quello che altri avevano deciso. Qui gli uomini, le donne, avevano imparato, avevano stabilito che volevano pensare con la propria testa, e anche se non lo dicevano apertamente, comunque tutti erano contro il sistema, contro il fascismo e contro il nazismo, ed è per questo che sono stati puniti. Cercavano i partigiani, è vero, i partigiani attivi erano nascosti a ramazzini, ma in realtà qui tutti erano partigiani, anche i carabinieri erano partigiani. I carabinieri erano gli unici che non avevano fatto il giuramento al duce, ma avevano fatto il giuramento al re. E grazie a questo giuramento, grazie al fatto che fossero svincolati di fatto dal regime, si sentivano in diritto di proteggere chi lottava per la libertà. Quegli stessi carabinieri che qualche tempo fa qualcuno ha accusato in massa di essere contro la legge. È vero, due, tre hanno sbagliato, ma non tutti. È vero, anche qui due o tre erano fascisti, ma non tutti.
Questa è una differenza fondamentale. E il gemellaggio che proponiamo quest'anno è con la Corsa di Miguel, una corsa che si svolge tutti gli anni e che vuole ricordare un atleta, poeta, che sotto la dittatura argentina degli anni 70 era libero e scriveva da uomo libero. Per questo è scomparso. Nessuno sa più nulla di lui, per la semplice colpa di pensare. Ecco, questa colpa non è così lontana dal quotidiano ed è per questo che è giusto e doveroso ricordare il 17 aprile, perché anche oggi in Tunisia, in Libia, in Yemen, in Giordania ci sono giovani, la stessa età di Giovanni, di Sisto, che credono fortemente nella libertà e si danno fuoco. Pensano in maniera diversa, si danno fuoco e danno il via a una rivoluzione. Ed è per questo che noi il 17 aprile del 1944 non lo possiamo dimenticare. Grazie.